Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi la domanda è: se il Napoli vince lo scudetto, se dovesse vincere lo scudetto, rivoluzionerebbe la squadra? La domanda me l'ha fatta Giorgio Lazio. Non so se quello è il suo cognome o la squadra che tifa. Se è il tuo cognome tifi Roma, mi dispiace. Comunque, a parte questo ragazzi, Giorgio Lazio mi fa questa domanda e sono molto contento di rispondergli. Allora, se volete farmi una domanda in generale sul mondo del calcio a cui io possa rispondere in un video, fatemela qua sotto e vi risponderò in un prossimo video citandovi e ringraziandovi. Ciao Giorgio e grazie a Giorgio. Allora, detto questo, il Napoli per me potrebbe vincerlo. Io penso che se dovesse vincerlo il Napoli, Sarri lo fanno re e presidente, riprendono la Repubblica delle due Sicilie e fanno praticamente Napoli, fanno presidente, fanno re Sarri e poi lo fanno presidente, che mettono pure il presidente, no? Clamoroso ragazzi. Io penso che il Napoli sia una delle squadre che gioca meglio in Serie A, una delle squadre, non voglio dire la migliore perché poi si scatenano, una delle squadre migliori. Ed è una squadra che soprattutto gioca a memoria. Cioè, io ho visto giocare la Roma, molto spesso si perdono il pallone, molto spesso gli rimane dietro. Il Napoli gioca a memoria, ragazzi. Gioca a memoria. Il Napoli gioca a memoria. Gioca come se giocassero insieme da una vita. È vero che giocano insieme da tanto, ma gioca come se giocassero veramente insieme da una vita. Hanno fatto il patto, che nessuno sarebbe andato via per puntare allo scudetto, e questa è una cosa che gli fa onore. Però se dovessero vincerlo, secondo me molti andrebbero via. Vi faccio l'esempio di Reina, che sembra già in partenza direzione Milan. Ci sta, ovviamente il Napoli prenderà un portiere di caratura internazionale come primo. Reina a fare il secondo qui non gli va. Magari andrà al Milan a fare un po' di staffetta fra primo e secondo posto. Se dovesse continuare così di questo passo, il Milan giocherebbe l'Europa League e quindi insomma Reina avrebbe partite da giocare, avrebbe possibilità di fare alcune partite. Fra l'altro anche Koulibaly, io penso che se il Napoli dovesse vincerlo scudetto, non è che vincendo lo scudetto sarebbero internazionalmente affermati, quindi se dovesse farsi avanti qualche squadra, magari il Paris Saint Germain, magari il Manchester City, offrendogli 6 volte o 7 volte o 10 volte lo stipendio che percepisce adesso a Napoli, e soprattutto offrendogli la possibilità di provare a vincere la Champions League, magari dopo aver vinto lo scudetto, quindi essersi levato sta cosa storica, Koulibaly, per dirne un altro, potrebbe già partire. Lo stesso Goulam, di cui si dice un gran bene, ma che comunque si è infortunato, sono 2 anni che dicono che potrebbe partire, c'è una clausola decisoria, anche lui potrebbe andare. Mertens uguale, c'ha una clausola, la clausola eventualmente potrebbe essere pagata, c'è pure una trentina d'anni, 31, quindi 30 milioni potrebbero anche far comodo. Io penso di sì ragazzi, io penso che se il Napoli dovesse vincere lo scudetto rivoluzionerà la squadra, ripartirà da Hamsik e da Insigne e da qualche altro giocatore, e io penso che sarebbe meglio di no, perché la rivoluzione non fa mai bene. Ha fatto la rivoluzione il Milan con tutte le bandiere e sono finiti giù, ha fatto la rivoluzione l'Inter post triplet e sono finiti giù. Le rivoluzioni mai fanno bene, a meno che tu insomma non venda 2-3 giocatori per 200 milioni totali e ti rifai la squadra forte come fece magari con Cavani. In quel caso sì, però generalmente mai fanno bene. Detto questo ragazzi, secondo voi invece il Napoli, se dovesse vincere lo scudetto, rivoluzionerebbe la squadra? E soprattutto, secondo voi, qualora lo facesse, sarebbe corretto o meno? Lo fareste o no? Ragazzi, il commento ovviamente lo lascio fare a voi. Scrivetemelo qua sotto, fatemi una domanda per un prossimo video come sempre. Io vi ringrazio per la visione, se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace, in caso contrario potete tranquillamente lasciare un dislike. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mosce la lala. E noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.